Ciao ragazzi, sono Framole Sanco, sto cercando di accordare la chitarra, ma l'accordatore fa schifo e niente, ora vado a prendere l'altra chitarra e vado un po' a orecchio e poi provo a risistemare e a ultimare con l'accordatore, altrimenti fa la fine dello scorso video. Aspettatemi qua, arrivo subito. Bene ragazzi, dopo 2 ore, no, in realtà ci ho messo forse 5 minuti, finalmente abbiamo la chitarra pronta e oggi, 1º gennaio 2023, voglio augurarvi l'inizio di questo nuovo anno con la canzone suonata ieri, ma stavolta con la chitarra accordata. Fatta, ma vediamo se resisto oppure se lo piglio in culo come un riccio. Comunque volevo un buon capodanno. Io non so se si può fare il buon capodanno. Io non so se si può. Scusate, c'è stata un'interruzione, riprendo da dove ero rimasto. Ero qua, eri là, pensavamo al capodanno. E mentre io ti dicevo auguri, tu rispondevi con un grande no. Io non so se si può. Facevo a saperlo, tu non hai mangiato per settimane per dimagrire a capodanno. Io non so. Ma visto che ho anche questo nuovo acquisto, che è la Capi. Per chi non lo sapesse, è un capotasto, ovvero un aggeggio che è praticamente una molletta che si mette in un tasto della chitarra per fare in modo di suonare note più alte senza dover tenere il dito. Andiamo subito a provare. Come sarà questo Giampidanti? Sentiamo la stessa canzone, però. Se si
Comunque, detto questo, io, la mia chitarra, il mio nuovo capotasto, che sembra un po' tipo un... Tra l'altro, piccolo fun fact. Questo capotasto, che non so se si capisce, ma è di metallo. Bon, vabbè. Costava meno del capotasto di plastica. Quindi io chiedo a tutti i chitarristi che mi stanno guardando, quei 50-52, ma perché questa è la domanda? Nel senso, scusami, è di base, la plastica fa un po' più cacare del metallo. Cioè, io il mio accordatore, vi faccio vedere, l'ho messo qua. Il mio accordatore è di plastica e guardate che brutta fine che ha fatto. Ho dovuto mettere un elastico, altrimenti si era diviso praticamente il coso con la molla. Cioè, questo pezzo sotto sarebbe staccato. Com'è possibile che costi di meno questo che, cioè, insomma, con un sistema di molle a me la plastica non è che mi convinca tanto, perché te facendo questo movimento comunque la forzi la plastica e dopo un po' che fai così la plastica si spezzerà. Oh no! Quindi vi chiedo anche a chi fa fisica, magari non è un chitarrista, perché? C'è un motivo o semplicemente boh, vi è costato, cioè a differenza di prezzo di 50 centesimi, ma della stessa marca, non di marche diverse, di marche diverse grazie al cazzo che magari uno costa di meno e uno costa di più. Boh, chiaritemi questo dubbio, voi fisici e voi chitarristi. Comunque, o se è semplicemente una cazzata a caso. Comunque, niente, noi ci vediamo. Ah no, che ho, niente. Buon Capodanno, buon 2023, ragazzi. Vi rendete conto? Siamo nel 2023. Assurdo, vero? Per me no. Cioè, non... sì, è passato veloce il 2022, questo sì. Però mi sembra di essere sempre nello stesso anno. Cioè, 2022, 2023, boh, che cambia? Alla fine, sempre lì siamo. Fino al 2000... Forse già dal 2027 sarà strano, ma fino a... Boh, siamo negli anni 20. Siamo negli anni 20. Mosco selvaggio, idromassaggio. Va bene, comunque, quasi 10 minuti di video per augurarvi questo capodanno. Noi ci vediamo domani. Sarà... domani c'è un video dei dischi. Quindi domani state sintonizzati per vedere un nuovo disco su Framo e le Sanco. Noi vedremo Dio contro Diavolo, che tra l'altro ho riascoltato ieri. Che quindi lo. Insomma, molto bello. E niente, Dio contro Diavolo di Musica per Bambini. Noi ci vediamo prossimamente. Buon anno.